Grazie, ringrazio Simone e io credo insomma che quello di oggi sia anche un'occasione importante, perché quando parliamo di sociale, parliamo di sanità, è chiaro che lo stretto connubio tra i due tavoli debba essere al centro dello scambio. E quindi, come dire, ho apprezzato questa idea di Simone di condividere questa giornata. In rappresentanza del tavolo, che tra l'altro, come dire, abbiamo anche aperto a proposte di relatori, soltanto però ecco Giuseppe Sartiano si è proposto, ma si è proposto ovviamente con una esperienza nota di Sartiano sull'argomento dell'integrazione socio-sanitaria, oltre che ovviamente insomma dire, è un attento conoscitore del sociale del territorio romano in modo particolare. Quindi ringrazio Giuseppe intanto in rappresentanza del nostro tavolo. Mi spiace, questo lo dico con tanta franchezza che mi contraddistingue, vedere poca presenza da parte del tavolo politica e sociale, ma non perché, come dire, non è un discorso di numero, perché a volte insomma, dire, non è essere in 10, 15 o 80 che decreta il successo di una iniziativa, ma credo che sia appartenga un po' al senso di responsabilità di ognuno di noi, quando poi, come ora, siamo soprattutto su Roma, governiamo una città, e soprattutto su argomenti quali quelli odierni, credo che sia fondamentale ascoltare, tra l'altro insomma, interventi oggi, vi ringrazio i relatori, estremamente significativi e portatori di esperienza professionale, cioè il professor Sonnino, anche come dire, persone come dire, che conosciamo anche nel contesto, essere note per la professionalità, per l'etica che li ha contraddistinti insomma, in questi anni di carriera professionale medico-scientifica. Ovviamente questo non vuole essere un monito, no? È chiaro, insomma, però una riflessione che dobbiamo fare, soprattutto quando poi questa conoscenza odierna deve portarci anche a esprimere pareri e opinioni. A me piace molto quello che Simone ha detto all'inizio, quando avevo parlato di un rispetto a quello del 4 febbraio, parla oggi di una proposta, cioè il nostro obiettivo, quello odierno, è proprio quello di portare delle proposte, no? Certo. Sulla politica. Frutto tra l'altro di un lavoro di squadra, nel senso che sono state fatte, tra l'altro a livello regionale non è neanche semplice, perché essendo un territorio vasto, le riunioni sono state fatte in collegamento internet per cercare di far partecipare anche attivisti che appunto che non erano a Roma. Quindi però ci siamo riusciti e siamo riusciti a tirar fuori dei contenuti che oggi vi presenteremo. E certo, anch'io spero in una maggior partecipazione, perché la mattinata è appena iniziata, e comunque saluto i due portavoce regionali che sono venuti, che sono appunto Davide Barillari e Valentina Corrado, che quindi possono assistere all'inizio delle nostre relazioni. Io lascio la parola appunto a Carlo Pizzoni, che farà un'introduzione proprio generale. Sì. Se dovresti mettere. Sì.